Gianfranco Lauretano, buongiorno. Buongiorno a voi, E buongiorno. benvenuto, anzi bentornato qui nel posto delle parole dove raccontiamo, seppure nella brevità di questa conversazione, il nuovo saggio di Gianfranco Lauretano, Guido Gozzano, Il crepuscolo dell'incanto. Ricordo ai nostri ascoltatori i suoni che ci sono dietro e attorno alla voce di Gianfranco Lauretano, arrivano direttamente dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dove necessariamente il suono delle voci è molto presente. Quindi è anche presente in questa conversazione Gianfranco Lauretano, tra l'altro poeta, critico letterario, ha scritto questo libro dicendo anche molto chiaramente che grazie a Gozzano ha scoperto il canavese, lui che arriva da Cesena. Esatto. È proprio dall'altra parte rispetto alle coordinate geografiche italiane del nord, della pianura padana. Io sono romagnolo, quindi sto dall'altra parte, faccio prima ad arrivare a Roma che nel canavese, però valeva la pena perché è splendida, una zona particolare dove poi è la casa dell'Etione di Gozzano, perché pur essendo lui torinese avevano questa casa ad Aglie. No, Il che è la paese che famosa non casa, dico. il dolce paese che non dico, sì, dove è ambientata la scena di Felicita, dove c'è la villa di Totò Merumeni, no? Sono sempre le case che la famiglia aveva. La famiglia di Gozzano era possidente, aveva alcune case dove passavano poi gran parte del tempo, sicuramente l'estate, insomma. E quindi è una scoperta dentro la scoperta. Una scoperta dentro la scoperta, ma Guido Gozzano per molti di noi è un ricordo, un pallido ricordo scolastico, per alcuni forse nemmeno quello. Ma Gianfranco Lauretano, approfittiamo della sua presenza qui nel nostro podcast per farci scoprire chi era Guido Gozzano. Ma Guido Gozzano, lo dico tutto attaccato e tutto quanto minuscolo, come scriveva proprio lui. Sì, lui quando scrive la prima poesia del primo libro, La via del rifugio, si presenta scrivendosi così, era un modo, diciamo una moda che c'era ai tempi di diminuirsi, no? Di essere, di presentarsi come autori modesti, pensiamo al titolo Gli ossi di seppia di Montale, no? Ai trucioli, alle poesie scritte col lapis di un altro grande crepuscolare che è Marino Moretti, si presentavano in questo modo, come dicendo sono modesto, non sono un grande scrittore. Lui si scrive tutto attaccato, tutto minuscolo, senza hashtag che ancora non era stato inventato, però con questa stessa dichiarazione di modesti. In effetti poi questo ho anche trovato riscontro in quello che i critici hanno detto. Guido Gozzano appartiene a questa stagione che è stata chiamata crepuscolarismo. Il termine l'ha inventato Borgese, che è un critico che andava per La Maggiore allora, che scriveva per la stampa di Torino e che proprio sul giornale inventa questo termine, la poesia crepuscolare. Vuol dire che dopo una grande stagione di poesia, quella di Carducci, di D'Annunzio, che ancora imperversava di Pascoli, erano arrivati questi poeti, quindi minori, quindi un po' più, no, dimessi nel tono, nei temi, no? I loro amori non sono le grandi principesse, come dice Totò Merumeni della poesia di Gozzano, ma la cuoca diciottenne, no? Per cui è il crepuscolo di una grande stagione, che invece adesso, agli inizi del Novecento, esprimeva questi piccoli poeti a loro dire. Anche se poi, e questo forse, prima tu citavi la scuola, è anche un po' come li presenta tutt'oggi la scuola, no? Poi in realtà chi conosce la poesia del Novecento va a vedere, vede che poi questo crepuscolarismo, questo tono, questo modo di scrivere, ad esempio, Gozzano usava molto gli elenchi quando descrive il salotto di Nonna Speranza, che è un altro suo passaggio celebre, no? E fa tutto l'elenco di questi arredi polverosi antichi. Poi in realtà è un modo di scrivere che invece ha inciso molto di più, diciamo, è entrato abbastanza nel DNA, tant'è vero che poi tutta la poesia del Novecento italiana e non solo, un po' è sempre rimasta crepuscolare, è sempre rimasta gozzaniana, quindi in realtà Gozzano è molto più,
interno, non so come dire, no? Opera, agisce molto dal di dentro, nel proseguo della nostra letteratura, e quindi è importante anche per questo. È importante anche per questo, seppur considerato poeta minore, poi per fortuna è stato rivalutato, ma quel poeta, Guido Gozzano, che cosa ci fa scoprire tanto di noi oggi? Guarda, il fatto che noi siamo come lui, cioè noi siamo moderni, e proprio questa definizione, no, di crepuscolare, in realtà dice una cosa molto precisa, che da un certo punto in avanti è successo qualcosa. È successo qualcosa, è successo il crepuscolo dell'incanto, che è il sottotitolo che ho voluto dare, abbiamo voluto dare al mio libro. Che cos'è l'incanto? La definizione viene da Hegel, da filosofo. L'incanto, Hegel dice che c'era questa facoltà nell'uomo, prima della modernità, di impattarsi con ciò che c'era, soprattutto con la bellezza, no? Lui, ad esempio, dice: non, gli affreschi di Giotto. E lo dice nell'Estetica, nel suo libro in cui parla di cos'è la bellezza. No? Dice, gli affreschi di Giotto, quando furono fatti, quando c'era Giotto, e anche per alcuni secoli dopo di lui, cosa permettevano di fare a chi li guardava? Di inginocchiarsi, perché poi erano stati fatti per questo. Noi, moderni, abbiamo perduto questo sguardo, questo impatto, E per perché cui. questo incanto viene spezzato? Uso spezzato perché è un'altra parola molto hegeliana a proposito dell'incanto. Certo, dunque, perché questa è una domanda da 1 milione di euro, perché è successo questo? Va analizzato tutto ciò che succede nella nostra epoca, no? Succede che noi perdiamo la facoltà di cogliere il reale, la realtà come segno, no? Perdiamo in genere la facoltà di leggere i segni. No? E questa è la modernità, no? La modernità è un appiattimento come su uno schermo, tanto è vero che l'oggetto forse più di moda di noi moderni è proprio uno schermo, grande o piccolo che sia, no? Quello che a Montale faceva tanta paura, si accamperanno le cose come su uno schermo e io con un terrore da ubriaco me ne andrò zitto, dice Montale. In una poesia, per cui è ciò che fa paura, il fatto di vedere la realtà come piattume, come apparenza, quindi senza più profondità. Una Questo realtà, è. per così dire, immobile, quella rigidità immobile, abbiamo citato Hegel, adesso qui Certo, dobbiamo andare avanti, hai dobbiamo andare avanti, ragione. ma io ho citato senza volerlo un certo Baruch Spinoza, no? A proposito di filosofia, Ah, beh, a proposito di certo. rigida immobilità, no? E qui Bravissimo, la sì. rigida immobilità ha ragion d'essere, o no? Esattamente, esattamente. E ecco, Gozzano è uno dei sondaggi, no? Uno dei segnacoli di questa cosa che ci sta accadendo, no? Mi piace molto la citazione che hai fatto, la rigida immobilità, perché ad esempio noi l'idea che abbiamo di verità è statica, no? Come se la verità fosse qualcosa che si dice una volta per tutte, magari di tipo matematico, scientifico, per cui chiediamo ad esempio agli scienziati di spiegare se esiste Dio, che è una cosa assurda, perché è una forma, è un metodo totalmente diverso, no? A proposito anche di un'altra cosa che ha fatto Gozzano, invece, che ha continuato a cercare questa risposta, tra le altre, studiando le farfalle, sai che era un grande Eh esperto sì. di farfalle, ha scritto un libro incompiuto purtroppo sulle farfalle che lui allevava in casa, dal bozzolo, dal baco da seta fino alla loro apertura, le osservava, ma perché cercava quello che lui chiamava il tutto unificante. Nelle ultime poesie lui parla di questo tutto unificante, che è un modo moderno in cui c'entra un po' la scienza, c'entra un po' anche tutto quello che stava accadendo. Gozzano, alla fine della sua vita, scrisse anche una sceneggiatura cinematografica sulla vita di San Francesco, no? Che non è mai diventato un film, però lui cercava in questo, ha fatto un viaggio in India dove ha cercato la stessa cosa, no? Qualcosa che gli spiegasse che cosa
dove era l'unità dell'universo, dove era l'unità del mondo. Dopo, lui che aveva perso la pratica della fede, anche se tanti segnali dicono che non ha mai perso completamente la fede, ad esempio il fatto che scrivesse per il giornale cattolico di Torino, che era il Momento, no? Però lo cercava nel mondo in cui era, Nel dialogo con perché Dio, come c'è scritto, se ricordo bene, sulla sua lapide funeraria. sì, questa è una cosa impressionante. Io questo libro l'ho scritto viaggiando e andando a trovare tutti i luoghi dove è stato a Gozzano, no? È una tipicità mia di quando scrivi monografie sugli autori. E tutte le lapidi su Gozzano, quella sulla casa natale, quella sulla casa dove è vissuto gli ultimi anni, quello sulla tomba, c'è Dio che ritorna. Allora, è strano, no? Per un autore che riteniamo, insomma, che non, a un certo punto smette di essere praticante, no? Però è strana questa cosa. Infatti, il mio libro inizia proprio con questa frase: il dio delle lapidi perseguita Gozzano. In realtà, lui ha sempre avuto accesa questa domanda e anche questa nostalgia. Ci sono delle bellissime poesie del primo libro, si chiamano I sonetti del ritorno, in cui lui ricorda il nonno paterno, che è stato il primo ad acquistare le case nel Canavese, che era un agricoltore, un esperto di agricoltura, anche un po' sperimentatore, ma che soprattutto vedeva l'arrivo dei frutti della campagna come dono, no, di Gesù. E lui, Gozzano, rievoca con una nostalgia tenerissima questa figura del nonno paterno, finendo con un verso che è molto, anche questo struggente, invece, non ci sei più tu e non c'è più Gesù, no? Con questa nostalgia espressa per quello sguardo che gli veniva dalla sua famiglia e che evidentemente lui desiderava, ma non riusciva a ritrovare se stesso. E quanto Guido Gozzano attraversa l'opera poetica di Gianfranco Lauretano, perché è poeta pure il nostro ospite, in che modo lo attraversa? Beh, intanto con lo stesso dramma, no? Con le stesse domande, no? Espresse ovviamente, scriviamo a 100 anni di distanza, forse la lingua un po' è cambiata, ma l'idea di una musicalità, di una, no? Di un cantare queste domande. Io la attingo anche da Gozzano, insomma. Dopo molto tempo, la poesia contemporanea di oggi non ha molto non stima molto il canto, no? Il cantare dei poeti, è più una poesia odieristica o sperimentalistica, linguistica. Invece, secondo me, dobbiamo ricominciare a guardare a Gozzano, a tutti gli altri, e poi la sua nostalgia, no? Un altro verso importantissimo di Gozzano è "Amai solo le rose che non colsi", no? A me piacerebbe arrivare a cogliere le rose che Gozzano non ha colto, ma comunque ha continuato ad amare tutta la vita. Guido Gozzano, Il crepuscolo dell'incanto, il libro pubblicato dalla casa editrice Ares, casa editrice milanese, scritto da Gianfranco Lauretano. Vorrei ricordare però, a chiusura di questa conversazione, per rilanciarla prossimamente, la nuova raccolta poetica di Gianfranco Lauretano, pubblicata da Grafe, Questo spento Evo. In un minuto, che cosa ci dice questa poesia? Ah, ti ringrazio intanto di aver ricordato questa opera. A proposito di Crepuscolo, Spento Evo è proprio E ci sta benissimo. è una parola che ho inventato io, un neologismo. Infatti molti lo confondono con Medioevo e dicono no, il Medioevo era molto più luminoso di questo Spento Evo, perché, come tutti sappiamo, viviamo un momento umano, antropologico, in cui siamo spenti, in cui siamo. Così, no? Tutti si lamentano di tutto, nessuno fa più figli, non ha più speranza nel futuro, i giovani ne abbiamo 100.000 che lavorano all'estero, compresa mia figlia. È come se vivessimo, no? In un momento di depressione sociale, di spegnimento, e forse la poesia potrebbe aiutarci ad accenderlo. E ci lasciamo con un verso che a te è molto caro, ce lo vuoi far ascoltare?
di Gozzano, è proprio quello che, di cui vi parlavo prima. Lui ricorda questa persona, questa donna che gli dava le caramelle attraverso la rete quando era in vacanza da bambino in Liguria, e c'erano le due case confinanti, c'era questa donna, una cocotte, che gli regalava le caramelle, e lui si chiede: dove sei? Dove sei? Perché io ho amato solo te, amai solo le rose che non colsi. E amai solo le rose che non colsi, straordinario verso gozzaniano che risponde anche dei nostri sguardi, ha molto di noi anche questo verso, e dobbiamo riconoscerci in queste parole. Ma visto e considerato che Gianfranco Lauretano ci ha parlato direttamente dal Salone Internazionale del Libro di Torino, dove si trova, qual è il libro, l'ultimo libro che hai comprato, girovagando tra gli stand, ammesso che ci sia stato tempo tra un incontro e l'altro? No, sì, l'ultimo libro che ho comprato è un'antologia di poesia. Io purtroppo bazzico con la poesia, e quindi mi tocca parlare, ti tocca ascoltare solo questo. È un'antologia che Francesco Napoli ha dedicato ai poeti nati negli anni 60, che è la mia generazione, e che è una generazione strana, perché a metà tra la fine di un mondo e l'inizio di un altro, forse un'altra generazione crepuscolare. Francesco Napoli, poeti degli anni 60, per interno poesia questo libro, ed sì, è veramente, sì, uno spaccato molto 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 chiaro su quello che era la poesia di quel tempo. E grazie ancora del tempo che ci hai dedicato, Gianfranco Lauretano, e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro, ciao.